Allora, come è stato detto prima, c'è bisogno di fare in questo caso una piccola cronaca del periodo iniziale. Io mi sono limitato a fare la cronaca degli anni prima degli 20 anni di cui adesso festeggiamo il funzionamento della rete, cioè gli anni che vengono prima. Questo è un slide della presentazione fatta nel 90 al ministro Luberti. E si è accennato a quello che erano le conoscenze negli anni 70, i primi esperimenti sulle reti di calcolatori, che erano esperimenti oggi diremo molto semplici. Essenzialmente c'erano dei calcolatori, singole strutture con dei terminali, ma i ricercatori che collaboravano dovevano parlarsi fra di loro e quindi ogni calcolatore simulava il terminale dell'altro attraverso delle linee dedicate una a una per fare questi esperimenti. Poi all'inizio degli anni 80 hanno cominciato a essere sviluppati dei prototipi di rete vera e propria come quella che vediamo oggi, e ci sono stati tutta una serie di esperimenti nel CNR, giusto per citare RPCnet, ci sono state reti nell'ambito dei consorzi di calcolo che avevano macchine fra di loro diverse e così via, e un esperimento al Politecnico di Milano portato avanti dal professor Lemoli, il centro rete europea, con un inizio di realizzazione di una rete su protocolli dello standard ISO-OSI. Nell'83 le università, con un'iniziativa ministeriale, hanno iniziato a collaborare per creare una rete nazionale universitaria affidata ai consorzi di calcolo capofila al CNET. Nel 85-86, allora era ministro della ricerca scientifica Luigi Granelli, in una riunione europea ha dichiarato l'interesse dell'Italia a partecipare a un progetto, al progetto COSINE. Naturalmente questa dichiarazione di interesse doveva essere supportata da qualcosa di concreto, e il professor Orio Carlini, referente per i progetti Eureka, il 27 febbraio 86 ha invitato i delegati degli enti che si erano occupati di rete in quel momento, in particolare Cineca, Cilea, Exata per la rete nazionale universitaria e gli enti di ricerca CNR, INFN ed Enea. Subito dopo, proprio perché in questa occasione ci siamo incontrati, si è tenuta una riunione spontanea al Cineca per parlare di questo problema, quello del tentativo di mettere insieme rapidamente le strutture di ciascuno per far funzionare la rete in maniera armonizzata. E spontaneamente il gruppo si è definito gruppo armonizzazione delle reti. Se notate, per la prima volta non c'era la seconda R. Dovevamo dare una risposta alla proposta ministeriale per i progetti Eureka, ma soprattutto definire subito un obiettivo comune per far funzionare le reti in maniera coordinata. Adesso scorro velocemente alcune riunioni, queste sono una semplice cronaca di quello che è avvenuto all'inizio. La cosa, come è stato accennato, che ci ha portato subito è stata quella di riunirsi rapidamente in una riunione via l'altra per arrivare a fare una proposta concreta. In questa occasione si è
ci è redatto un piccolo primo documento, proposta di costituzione di un gruppo di armonizzazione della rete della ricerca in Italia, e qui compare per la prima volta il nome GAR, quindi giugno 86. Nell'87 c'è stata tutta una serie di riunioni, rapidamente una dietro l'altra, per dare tutte queste risposte. La partecipazione a RARE, che era nel frattempo nate, l'Associazione delle Reti per la Ricerca a livello europeo, il progetto Euro che ha citato Cosine, il collegamento alla rete ERN europea e Bitnet americana, che era una rete che era già in funzione con protocolli IBM sostanzialmente, e il collegamento alla rete ARPA. Ho citato la data 30 aprile 87, il primo collegamento ad ARPA, cioè alla rete che ha dato poi il via alla rete internet con gli stessi protocolli che usiamo oggi. Il dato deriva da una lettera formale che è stata data al ministro a firma Lenzini. Probabilmente prima c'erano degli esperimenti, il collegamento alla rete, e una certa data sarà stata la data in cui è stato firmato un qualche accordo, tanto per cui in questa lettera è stata data comunicazione al ministro che era funzionante il collegamento. 1 ottobre 87 è stata scritta una lettera in cui sono stati enunciati tutti gli obiettivi che hanno costituito di fatto gli obiettivi iniziali della rete GAR. Qui ho riportato il testo della lettera, è troppo lunga per essere letta, e in fondo le firme originali della lettera. Siamo presenti solo alcuni di quelli che hanno firmato. Ho accennato al fatto che questa lettera era stata spedita al ministro Ruberti, che nel frattempo aveva sostituito il ministro Granelli, e ho dato semplici dati, diciamo, governativi dal 28 luglio 87 col governo Goria. Il ministro Ruberti era nuovo ministro della ricerca scientifica e tecnologica. Quello che è importante far notare è che quel governo, nella legge finanziaria dell'88, ha istituito un capitolo nuovo che non c'era, che sarebbe bene che ogni tanto venisse ripristinato. Un capitolo specifico col titolo per armonizzare, riequilibrare e qualificare il sistema infrastrutturale relativo al settore della ricerca scientifica, dotato di 50 miliardi di lire, che oggi sarebbero pochi, ma per allora erano veramente tanti. Immediatamente al ricevimento della nostra lettera, il ministro ha, con un proprio decreto l'11 marzo 88, ha istituito la commissione GAR. Preso dal decreto di istituzione, i componenti di questa commissione: il professor Biorci, consigliere del ministro, del ministero con funzioni poi di segreteria, il dottor Giovanni Benedetti, il mio nome, il professor Io Carlini, coordinatore nazionale dei progetti Eureka, per XATA l'ingegner Pietro Di Terlizzi, per l'ENEA Luigi Lesca, il consigliere Aldo Mantovani per il Ministero degli Affari Esteri, visto il coinvolgimento per i progetti Eureka anche di questo ministero, del Cineca Gabriele Neri, che è qui presente, Stefano Trumpi, che è qui presente, e Enzo Valente. Il 4 maggio la commissione si riunisce per la prima volta. Ho semplicemente fatto notare che Carlini e Ruberti erano insieme a Vienna, e quindi la commissione è stata presieduta da Biorci.
Valente, che quindi è stato il primo a presentare il progetto di rete, presenta questo documento molto semplice, progetto di massima per la costituzione di un'infrastruttura di rete ad alta velocità per la ricerca in Italia, titolo che poi ha dato il nome al progetto che alla fine è stato finanziato. Per la gestione dei 50 miliardi il Ministro aveva costituito una commissione infrastrutture presieduta dal Professor Campanella e questo progetto è stato presentato in uno dei settori in cui i 50 miliardi erano suddivisi come ipotesi di finanziamento a carico di questo capitolo. Il primo progetto è stato stimato di 9 miliardi e mezzo di lire. 88, una sequenza di riunioni, che non sto lì a dare dettagli, 2 novembre 88 è stata presentata la domanda di finanziamento, il titolo era quello della proposta iniziale, infrastruttura di rete ad alta velocità per la ricerca in Italia, la domanda è stata presentata congiuntamente con lo stesso documento dai 6 enti che avevano firmato il documento iniziale e quindi è stato dato un esempio di come è possibile presentare una domanda di finanziamento da 6 enti disgiunti ma che presentano esattamente lo stesso progetto specificando nell'allegato la parte di realizzazione di ciascuno di essi. Questo primo progetto era un progetto costruito molto bene, molto ricco, con un'ipotesi di oltre 13 miliardi di costo, con un finanziamento previsto di 13 miliardi. Il decreto per i finanziamenti sui 50 miliardi prevedevano che le domande venissero presentate da consorzi o enti convenzionati, il 2 marzo 89 è stata firmata la convenzione ed è stato delegato il CNR a tenere i rapporti formali con il Ministero. In quell'occasione, avendo già avuto notizia che il finanziamento non sarebbe stato di 13 miliardi, ma meno, era stato allegato un progetto intermedio in cui si prevedevano 6 miliardi e 7 di finanziamento ministeriale. Pochi giorni dopo, il 9 marzo, una lettera del ministro Ruberti ha comunicato l'approvazione di questo progetto, ma con un finanziamento di 5 miliardi e non dei 6-7 che avevamo ipotizzato. È tutta colpa del professor Roveri che era nella commissione di valutazione. Non era ancora in quel momento. Io quando non è. No, in questo momento. No. Non è colpa sua, perché è sempre colpa sua questa cosa, io lo dico sempre. Nella suddivisione dei fondi della commissione Campanella sono avanzati per quel settore soltanto 5 miliardi. La convenzione prevedeva l'istituzione di un comitato di gestione e questo comitato si riunisce per la prima volta il 15 giugno 89, in cui rispetto ai componenti della commissione GAR il XATA viene rappresentato da Luciano Schiavoni che nel frattempo aveva sostituito Dieter Lizzi. Si provvede a una rimodulazione del progetto in modo tale da far quadrare i conti con un contributo di soli 5 miliardi. Questa è la stessa slide presentata a Ruberti nel 90. Per far questo, gli enti si sono accollati una serie di costi fuori finanziamento del progetto GAR, a carico dei propri bilanci, come sono stati indicati sotto, Pisa ARPANET a carico del CNR, Roma Fermilab a carico dell'INFN,
e Bologna-Desi a carico dell'INFM. Servivano per potenziare i collegamenti internazionali del progetto nazionale di rete. Nella riunione del comitato di gestione viene istituito il comitato tecnico esecutivo, che il cui coordinamento viene affidato a Gabriele Neri, che ha cominciato a lavorare insieme al comitato di gestione, e come si vede una sequenza di riunioni molto ravvicinate, settembre, ottobre, novembre più volte, dicembre e così via, in modo da arrivare a un'ipotesi di ordini a tutti i fornitori del progetto di rete il più presto possibile, ma anche per evidenziare che la rete sarebbe stata realizzata con quel progetto, ma aveva necessità di essere mantenuta una volta realizzata. E quindi c'è stato, come dire, la prima discussione col Ministero, che sosteneva all'inizio la rete la farete, l'avrete fatta e quindi non avete più bisogno di finanziamenti. E quindi in questa occasione viene presentato al Ministro Ruberti con una lettera che l'iniziativa ha raggiunto gli obiettivi, nel senso che in quella data sostanzialmente tutto quello che doveva essere tecnicamente deciso era stato deciso e parte degli ordini erano già partiti e anche qualche linea era arrivata, ma che il mantenimento della struttura era necessaria, era assolutamente richiesta e doveva essere finanziata appositamente. Solo una piccola sottolineatura da far notare, che Ruberti normalmente dava la notizia soltanto nel momento in cui l'oggetto era raggiunto, ossia mai prima. E infatti la notizia del 19 febbraio 90, giorno in cui poi un'ora dopo pubblichiamo sul notiziario dell'Università della Ricerca. Sì, tra l'altro in quella data si era stata decisa la presentazione ufficiale, per cui tutti i documenti sono stati dati al Ministero. Il 12 marzo 90 c'è stata la relazione al Ministro sullo stato dell'arte. Qui faccio vedere la copertina della cartellina distribuita in questa occasione, e il Ministro ha avuto per la prima volta la documentazione di tutta la struttura di rete e ha dato luogo a un comunicato che tra l'altro è stato riportato dalla stampa, non so, in uno dei filmati si vedono anche un po' di estratti di queste comunicazioni. Questa è la struttura tecnica presentata al Ministro in quell'occasione. Si susseguono tutta una serie di riunioni, ne cito solo alcuni. Il 27-28 giugno si fa il punto sul finanziamento, il Ministero ci comunica che verrà erogato un anticipo del 60%, ma che in quella occasione sarebbe stata fatta una ritenuta per le spese di verifica e controllo del Ministero stesso e di una specifica commissione di 5 membri, 3 professori universitari e 2 amministrativi. E ho citato i nomi, i professori Rivoira, Roveri e Stefanelli, quindi per la verifica tecnica, e il dottor Frattini e il dottor Schinigoi per la verifica amministrativa. Ritiro quello che ho detto sul professor Roveri, anzi lo ringrazio, perché è stato quello che più tecnico di tutta questa commissione, che ha approvato i risultati della prima rete gara, in effetti. Commissione ha approvato tutta la relazione presentata, naturalmente non immediatamente, ma una volta completate tutte le attività di ordine, consegna, collaudo e così via, e ha permesso l'erogazione della seconda tranche di un ulteriore 35% del contributo. Il dottor Frattini è oggi, conosciamo, è il Ministro degli Affari Esteri, era allora Consiglio di Stato.
Un'altra notizia ho accennato, il 24 settembre 90 in sede di commissione GAR si ha il primo contatto extra comunità, università e ricerca, perché il Ministero, allora ormai diventato Ministero Università e Ricerca, non solo ricerca scientifica, ha avuto in questa occasione un contatto e ha firmato una convenzione con il Ministero per i Beni Culturali per la gestione del Servizio Bibliotecario Nazionale, che è stata la prima comunità, quella delle biblioteche nazionali, collegate alla rete GAR ancora in fase iniziale. Il 18 ottobre 90 si completa la realizzazione della rete e subito dopo, 8 novembre 90, si conclude il collaudo della rete. Quindi sostanzialmente tutta quella che era la struttura presentata nel progetto, a meno del collegamento dei poli esterni a quelli proprio della struttura di Dorsale, era funzionante e quindi il collaudo andato a buon fine ha dato il via alle spese nei confronti della SIP per i collegamenti. Subito dopo, ed è tutto quello che ha portato a poter dire che nel 91 la rete è completamente in servizio, si è dato il via al collegamento di tutte le strutture periferiche, i poli secondari, i poli terminali, le reti metropolitane, che si sono collegati rapidamente alla rete, tanto che indipendentemente dalla velocità di queste linee, già all'inizio del 91 sono state collegate più di 40 città presenti sul territorio. E nell'occasione della riunione del 20 dicembre 90 sono state approvate per la prima volta le norme per l'uso della rete GAR. Il problema era permettere il collegamento di tutti i poli secondari gestiti all'interno delle varie strutture universitarie con delle regole precise che permettessero l'uso della rete essenzialmente a chi svolge attività di formazione e ricerca. Il dentista era l'esempio classico, ma che non permettesse l'uso di questa struttura alla comunità esterna al mondo della ricerca. Durante tutto il 91 continuano a crescere i collegamenti e alla fine di questo periodo, 26-27 marzo 92, si è tenuto il primo workshop GAR. Ancora qui c'è l'immagine della cartellina distribuita in quell'occasione, e un anno di servizio è stato presentato in questa occasione. Il convegno è stato aperto dal professor Carlini, a parte i ringraziamenti degli ospitanti che era l'Università La Sapienza, e hanno parlato successivamente il ministro Ruberti, abbiamo la registrazione di tutto l'intervento, il professor Cabimbo, allora presidente dell'INFN, che ci ha tenuto a dire sostanzialmente che si voleva che la rete venisse gestita da qualcuno che fosse in continuo contatto con la comunità scientifica, che non venisse affidata a qualcuno di esterno, facendo anche degli esempi sui malfunzionamenti dei servizi pubblici del momento, dal professor Biorci, che ha parlato dei collegamenti internazionali della rete, e alla fine sono cominciate tutte le relazioni tecniche. Io mi fermo qui, cioè mancano i 20 anni di servizio